una ricetta per mangiare il cavolfiore, esaltandone il gusto. Faremo uno spaghetto integrale con crema di cavolfiore e bottarga ed iniziamo così. Versiamo in pentola un giro d'olio, uniamo uno spicchio d'aglio, il cavolfiore a piccole cimette ed un po' d'acqua, circa mezzo bicchiere. Copriamo con Magic Cooker e cuociamo un paio di minuti a fiamma viva. E poi continuiamo la cottura a fiamma bassa fin quando il cavolfiore risulterà morbido. Ora spegniamo il fuoco, eliminiamo l'aglio e trasferiamo 3/4 di cavolfiore in un frullatore. Regoliamo di sale, aggiungiamo un po' di brodo vegetale e frulliamo fino ad ottenere una crema liscia e teniamo da parte. Aggiungiamo ancora un giro d'olio in pentola, uniamo gli spaghetti, l'acqua, regoliamo di sale, copriamo con Magic Cooker e portiamo a bollore a fiamma viva. Raggiunta l'ebollizione abbassiamo la fiamma e cuociamo per un paio di minuti in meno rispetto ai tempi indicati sulla confezione, girando gli spaghetti una sola volta a metà cottura. Ora versiamo sugli spaghetti la crema di cavolfiore, amalgamiamo, copriamo con Magic Cooker, spegniamo il fuoco e lasciamo riposare un paio di minuti. Non ci resta che impiattare e aggiungere ancora un po' di crema di cavolfiore, qualche fogliolina di basilico e una bella spolverata in superficie di bottarga. Ed ecco pronti i nostri spaghetti con crema di cavolfiore e bottarga, preparati in un'unica pentola,